Sì, come ho detto prima, appunto, quest'ordine del giorno che abbiamo presentato, secondo me era importante, era necessario perché leggendo la relazione programmatica, i dubbi e i timori forti che insomma, si potesse procedere a questo processo di imbottigliamento, francamente erano molto, molto forti. Quindi ritenevo giusto, insomma, porre all'attenzione del Consiglio questo aspetto. Volevo brevemente dire che comunque noi del Movimento 5 Stelle, per noi l'acqua pubblica è fondamentale, è quella che è l'elemento del nostro programma, che quindi ha concorso, ha fatto parte della nostra storia e che ha concorso alla creazione poi della nostra lista civica, quindi ci teniamo particolarmente per questo. E abbiamo anche storicamente affrontato l'argomento anche quando ancora non eravamo lista civica e addirittura mi ricordo eravamo nel meet-up di Beppe Grillo qui a San Benedetto e invitammo anche il sindaco di Montebrandone, Stracci, a parlare di questo aspetto. E abbiamo quindi abbracciato in pieno la campagna referendaria, abbiamo raccolto le firme qui nella nostra città. E una cosa che molto importante è che lo strumento più subdolo ed efficace che ha portato purtroppo alla privatizzazione dell'acqua è stato quello di tipo culturale e quindi è stato convincere le famiglie italiane che è normale comprare l'acqua in bottiglia. Questo è un interessante intervento che poi fece padre Alex Zanotelli quando venne qui a San Benedetto nel maggio del 2010. Sì, infatti. No, certo, è vero. E, oltre a questo, quindi io mi preme insomma, sottolineare anche tutti i danni che l'acqua in bottiglia fa quotidianamente all'ambiente. E quindi l'alto consumo di carburante, l'enorme produzione di rifiuti dovuti alle bottiglie di plastica e la progressiva distruzione poi delle sorgenti naturali che sottolineo non sono rigenerabili. Ma ancora poi altri dubbi che sono venuti riguardano anche leggendo poi ancora la relazione programmatica che cita proprio questa questione, cioè sulla sorgente della foce di Monte Monaco, la Regione Marche ha ridotto addirittura la portata disponibile di 100 litri al secondo, con una possibile ulteriore diminuzione di altri 50 litri al secondo. Quindi, come conseguenza, la portata giornaliera pro capite delle utenze della Ato 5 corrisponde a 250 litri al giorno per abitante, della più bassa tra le analoghe portate nelle Marche. Quindi la media regionale corrisponde a 300-400 litri al giorno per abitante. Quindi si prospetta la concreta possibilità che l'intero ambito venga ad essere privato della possibilità di usufruire di 260 litri al secondo di acqua sorgente, senza alcuna ipotesi di reintegro di uguale portata di altre fonti. In conclusione si va quindi, eventualmente si andrebbe ad imbottigliare acqua quando a malapena ne abbiamo a disposizione per la nostra rete idrica cittadina. Poi l'ultima cosa e poi chiudo, ricordo che oggi, credo oggi, sia arrivata una lettera a tutti noi consiglieri, agli assessori e anche al sindaco. Da parte dei forum delle Marche, Acqua Bene Comune e Forum Piceno Acqua Bene Comune, credo che qui stasera ci siano anche dei rappresentanti. Questa lettera dice, è un'attenzione, richiede un'attenzione su questo aspetto, e dice nel rispetto della democrazia e della volontà popolare. Chiediamo di dire no all'imbottigliamento dell'acqua della sorgente Monti Azzurri, ubicata nel comune di Arquata del Tronto, e da tutte le altre operazioni contenute nel bilancio previsionale 2012 della CIP SPA, che siano in contrasto con il principio sancito dal referendum del 12 e 13 giugno scorso, che l'acqua è un bene comune privo di rilevanza economica e fuori dal mercato.
Lo diamo per letto, dato che l'abbiamo ricevuto tutti. Sì, Oh, esatto. ti Quindi queste ringrazio. ci tenevo a dirlo perché questi forum sono quelli che più di tutti si sono spesi nella campagna referendaria e sono quelli che hanno fatto da apripista per poi portare al referendum e all'esito positivo del risultato. Grazie.